Vedete, questa è la situazione della villa comunale, praticamente l'uscita laterale su via Scillitani. Sta uscendo acqua dappertutto per la pioggia che si è abbattuta poc'anzi su Foggia. Vedete, all'interno c'è un lago di fango. Noi siamo fuori, logicamente, vedete? Sembra che sia il terreno, ma in realtà è fango, fango e pioggia, e l'acqua sta defluendo attraverso le uscite dei cancelli che sono chiusi, logicamente. Anche più avanti non so se si riesce a vedere bene perché è sera, per cui è poco illuminato. Poi sto riprendendo con un cellulare. Provo a spostarmi un po' dall'altra parte. Questa è la situazione attuale a Foggia, ma questo è solo un esempio di quello che sta accadendo in città, in varie parti, dove purtroppo si accumula acqua e poi fa quello che state vedendo. Fa danni praticamente, perché logicamente deve defluire. Vedete, si può prendere esempio dal fatto che è sparito completamente il cordolo del marciapiede che delimita l'aiuola della villa, e c'è circa mezzo metro di acqua e fango dietro all'ingresso ai cancelli. Man mano l'acqua adesso sta defluendo attraverso i cancelli, ovviamente filtrata dal fango. Questa è un po' la sintesi di quello che sta accadendo a Foggia e di quello anche che sta vicino al sottopassaggio del cavalcaferrovia di via Scillitani. Insomma, l'acqua a Foggia si è abbattuto un forte temporale, un forte acquazzone che è durato più di tre quarti d'ora e molte parti della città sono allagate. Sembra di stare vicino a un corso d'acqua, vicino a un torrente. In realtà siamo in pieno centro a Foggia. Thank you.